Ben ritrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Questa mattina ci colleghiamo con Roberto Ronca, che è presente al Vinitaly 2022 a Verona. Si sta svolgendo proprio lì quest'anno ed è insieme a uno dei viticoltori, insomma, del Cilento, che è nota Roberto, Mario. Ben trovati ad entrambi nella cantina Alba Marina di Centola. Allora, Roberto, sei in veste speciale di turista del vino. Noi, ecco, lo abbiamo saputo e ci faceva piacere, insomma, fare un po' il bilancio di questi giorni. Sappiamo che il Vinitaly sarà aperto anche per domani e volevamo capire come sta procedendo. Tantissime cantine del Cilento, tu sei in una delle cantine del Cilento. Raccontaci un po' com'è andata in questi giorni, a parte tutto il vino che hai bevuto. Vabbè, buongiorno a tutti, grazie del collegamento. Fa piacere, come dire, essere presente e rappresentare il Cilento qui a Verona. Questa è una mostra internazionale e naturalmente ho colto l'occasione. Vabbè, io sono un appassionato, quindi sono in veste da turista. Naturalmente ho assaggiato, ho gradito non solo i vini nostri prodotti in Campania, ma un po' appunto in tutto il mondo, perché qui è rappresentato tutto il mondo vitivinicolo. In questo momento sono in compagnia di un produttore del Cilento, un amico, Mario Notaroberto, che già hai presentato, della cantina Alba Marina, che meglio di me ti racconterà gli umori di come sta andando la manifestazione, visto che loro sono qui appositamente a presentare i prodotti anche e le novità di questo anno. E Te lo allora, sì, passo, diciamo. signor Mario, allora sappiamo, insomma, un po' dai comunicati stampa anche dell'assessore regionale Nicola Caputo che il Cilento, insomma, è stato apprezzato tanto ed è ancora oggi apprezzato anche dai buyers stranieri. C'è, insomma, l'America, ma ci sono anche tante altre nazioni che stanno adocchiando proprio i vini del Cilento. Che cosa ci può dire? Ah, certamente negli ultimi anni abbiamo fatto degli sforzi enormi come produttori e chi ci sorregge, quindi la regione anche, per farci conoscere, perché fino a qualche anno fa noi non eravamo Cilento, ma come tutti dicevano Salento. Quindi già questo è stato arduo far capire che noi siamo il Cilento e quindi insomma è già un gran passo avanti. È chiaro, ci sono delle aziende faro fra i vari produttori nel Cilento e quindi noi altri che siamo a ruota abbiamo avuto la nostra luce e in questi giorni effettivamente incominciamo a vedere qualcosa. Sembra che ci sia all'orizzonte una schiarita dopo i 2 anni di pena, salvo restando come andrà a finire in Russia, perché non dimentichiamo che comunque tra Russia e Ucraina ci sono circa 400 milioni di euro in ballo di prodotto vino che veniva esportato, che in Grazie. questo momento è bloccato, anche se erano prodotti di bassa, a un prezzo minimo, quindi non di grandissima qualità, però comunque sono 400 milioni. Che in qualche modo noi dobbiamo sostituire questi mercati che in questo momento non abbiamo più. Per fortuna si affaccia il mercato africano, cosa strana, però insomma c'è stata questa bella notizia di quest'anno che ci sono 5 paesi africani che sono presenti con il loro buyer qui in fiera e la cosa non ci può fare che piacere. Quindi qualcosa si sta muovendo, vedremo. Noi da parte nostra cerchiamo di migliorarci sempre, di essere all'altezza, di portare novità e quindi andiamo avanti tutti i giorni a sudarci il nostro lavoro. Signor Ecco. Mario, allora parliamo del suo vino. Come nasce la cantina Alba Marina di Centola? Ecco, che vino è il suo, quello che produce? Ma come vino diciamo che è un po' in linea con gli altri produttori cilentani, quindi noi insomma siamo forti sul Fiano e sull'Aglianico
e da quest'anno abbiamo inserito due novità, che è la Falanghina e il Greco. Soprattutto questi due nel sud del Cilento non erano state mai impiantate, noi abbiamo fatto questa scelta qualche anno fa e abbiamo avuto degli ottimi riscontri. Quindi spero che adesso anche in futuro la clientela si appassionerà a questi nuovi vitigni. Per quanto riguarda la cantina è una cantina abbastanza giovane rispetto alla mia veneranda età, perché insomma è nata nel 2009, quindi siamo ancora minorenni. Speriamo che al raggiungimento della maggiore età riusciamo a essere anche noi un piccolo faro per il sud del Cilento. Ma sicuramente. Non voglio togliere... perché non voglio togliere niente ai vari produttori che sono di gran lunga più importanti di me intorno ad Agropoli. Signor Mario, facciamo presente un attimino come arrivare alla sua cantina Alba Marina a Centola, ecco, diciamolo ai nostri telespettatori, magari qualcuno si è incuriosito e vorrà venire ad assaggiare il suo aianico, il suo fiano. Ma semplicemente basta arrivare a Palinuro e sulla strada che da Palinuro si va verso Marina di Pisciotta, a 200 metri dalla rotonda dell'ingresso a Palinuro, ci siamo noi col nostro punto vendita aperto tutti i giorni, quindi insomma possibilità di assaggiare tutti i nostri vini. Da lì poi si può partire, andare a fare visite ai vigneti e alla cantina che sta sopra Centola. Benissimo. Molto semplice. Perfetto. Noi la ringraziamo, signor Mario, insomma, per questo collegamento e per averci fornito delle informazioni sulla sua cantina, ma anche in generale su quella che è la vetrina del Vinitaly, che poi è una kermesse molto importante, come diceva anche Roberto, che vorrei insomma rivedere, perché vorrei anche chiedergli se ci fa fare un giro a questo punto nel salone del Vinitaly, magari si può spostare e ci può mostrare qualche immagine, così magari la possiamo anche commentare. Che ne dici, Roberto? Tu ormai sei il cicerone di Vinitaly 2022. Ok, io vi saluto intanto. Buona grazie, giornata. Grazie, buon lavoro. Come dicevamo ieri, ci siamo sentiti, insomma, abbiamo... mi hai fornito qualche immagine per realizzare un servizio televisivo, sei il nostro gancio a Vinitaly e quindi oggi abbiamo deciso di collegarci con una delle aziende del Cilento. Ce ne sono tante altre, quante ne sono presenti, Roberto? Guarda, questo è il padiglione Campania, che è diviso giustamente in varie province. Noi qua siamo nella provincia di Salerno, gli espositori sono molteplici e diversi. Del Cilento io penso che siano una quindicina, una ventina. Chiaro che sono agganciati insieme, noi siamo divisi Cilento e Costa d'Amalfi tutti insieme, qui in questa parte che si distingue anche per i colori rispetto alle altre province. C'è il Sannio dall'altro lato. Diciamo che è chiaro, parliamo di padiglioni immensi. Cioè, noi abbiamo un padiglione grandissimo solo della Campania, le immagini che ho mandato ieri rappresentavano la parte interna, diventerebbe difficile, ci vorrebbero delle giornate per raccontare tutto quello che c'è in giro. È chiaro, adesso diciamo l'apertura è alle 10, quindi le persone piano piano si stanno avviando ad affluire. Che aria tira però lì, dopo due anni di stop, insomma, dovuti alla pandemia, si è ritornati tutti insieme, insomma, a degustare i vini del mondo, guarda, chiamiamoli così, insomma, dell'Italia, in particolare delle regioni. Quello che ti posso dire, io ho notato, io sono qui dall'inaugurazione, quindi da domenica, sembrava che ci fosse un afflusso ridotto domenica, per la verità. Poi probabilmente si è ripreso ieri e oggi, si è ripresa un po' la manifestazione. È chiaro che il mondo del vino comunque è un mondo particolare, è un mondo tra virgolette d'élite, è un mondo che ha anche dei costi, anche per entrare qui in fiera costa parecchio il biglietto d'ingresso, tant'è vero che quest'anno Vinitaly ha diviso le due giornate di domenica e di domani come riservata ai visitatori, mentre oggi e ieri è invece riservata agli operatori. Detto questo, ripeto, il mondo del vino è affascinante quanto costoso, perché chi produce vino di qualità
giustamente ha degli investimenti, ma il prodotto poi viene rivalutato e quindi costa dei costi notevoli, per così dire, quindi anche tutto quello che gira intorno. Allora Roberto, noi ti ringraziamo ancora per questo tuo, insomma, viaggio che ci hai fornito all'interno del Vinitaly, che è un'esperienza, come dicevi tu, che bisogna fare almeno una volta nella vita, almeno per chi è un appassionato, un amante del vino, soprattutto per conoscere anche le aziende e come si realizza. Grazie ancora e buona continuazione, buon vino a questo punto. Grazie, grazie. Buona giornata, brinderò a voi, a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Grazie Roberto.